Allora, non so se funziona il microfono, forse se lo accendiamo. Questo funziona, allora buongiorno, buon pomeriggio ormai, grazie di aver aspettato con pazienza, ma abbiamo avuto dei problemi di voli, tanto perché se non bastava la nube c'era anche l'Alitalia. Siamo molto felici oggi qui, io e Giorgio Gosetti, che siamo qui per un motivo molto semplice. Come avete visto anche dal comunicato, il film Vendicami è stato premiato all'ultima edizione nel dicembre 2009 al Courmayeur Marine Festival e abbiamo chiesto al nostro tutore, nume tutelare Dario Argento, di consegnare oggi per noi il premio a Johnny To, perché Johnny To era impegnato su set e non poté a dicembre venire a prenderlo. Chiaramente noi siamo assolutamente convinti che nessun film come quello di Johnny To poteva meritare un Leone Nero in un festival che è totalmente dedicato al noir, perché un film così importante e così dedicato a questo genere, un atto d'amore non solo per il cinema ma anche proprio per il genere. Ecco, direi di procedere forse alla consegna. Ufficialmente alla consegna e poi di lasciare lo spazio alle vostre domande. Ecco Dario. Ok. Benissimo, thank you. Allora, innanzitutto happy birthday, perché ieri era il suo compleanno, quindi molti auguri prima di tutto, e poi intanto vi invito, se avete delle domande, subito, avete appena visto il film, quindi immagino abbiate molte domande da fare. Posso fare una domanda? Sì, Dario. Una domanda a Dario. Dario però su Johnny, ovviamente. Sì, insomma, conosci il tuo cinema, lo ami? In che cosa ti piace particolarmente? Parlo dell'ultimo film, di questo... Sì, un film molto interessante, molto bello, molto pieno di vita, di vita, come è tutto il cinema poi di To, un po' western, un po' noir francese, è un film che mi è piaciuto moltissimo, mi ha appassionato, un po' Peckinpah pure anche, quindi è uno dei talenti più interessanti che ci sono in Asia, penso. Ecco, forse a Johnny To chiederei se si riconosce in queste parole, pensa che appunto era un atto d'amore verso il cinema in totale, o c'era più western, c'era più noir, se racconta un po' l'idea che c'è dietro il film. Vendicami. The West oppure Neo, sì. Cioè, come viene fuori, sì, l'idea, sì. Cioè, lei possiamo dire che lì stai sai 整個戲嗰個設計嘅方向咧，都會係由整體上係由呢一個人物，即係我而家講緊呢個 Costello 呢個人物戲裏邊嘅人物，同埋佢所遇到嘅環境同埋呢個戲裏邊嘅一個比較重要嘅即係個思想，就係一個保咗。
即係戲裏邊講嘅就係，當你唔記得曬所有嘢嘅時候，報仇仲有冇意義咧？Nel progetto, cioè, parlando di un personaggio, Costello, nel team, cioè, non ha senso di vendicarsi quanto uno che non si ricorda più niente.大家講俾我聽咁樣嘅時候咧，我會覺得哦，原來似呢樣嘢。Lui ha fatto il film così, cioè non sapeva che c'è questo stile di West nel film. Solo che dopo il fatto qualcuno gliel'ha detto, allora ho capito. Allora questo è uno stile di West. Cioè, però non aveva voluto di fare proprio di avere un po' di questo stile di West nel film. Domande. Eccomi qua. Ci dovrebbe arrivare anche un microfono, ma vabbè, c'ho una voce bella alta, quindi non c'è problema. No, volevo sapere invece proprio da giornata, intanto benvenuto qui.